Ciao, mi sento chiedere molto spesso come faccio a trovare la mia direzione, come faccio a trovare il mio cammino, come faccio a trovare la mia missione di vita. Ebbene, non è qualcosa che si trova per strada. Intanto, prima di tutto, chiediti che cosa hai fatto nella tua vita fino ad ora. Hai seguito il tuo sentire? Oppure hai fatto delle scelte che possiamo dire quasi obbligate, delle scelte che magari ti sono state imposte dai pensieri comuni nella società. Hai fatto magari delle scelte connesse a quello che è normale fare. Oppure hai ascoltato il tuo cuore, hai sentito quello che era importante dentro di te, quello che ti risuonava. Hai scelto di ascoltare gli altri, magari i suggerimenti degli altri, oppure hai ascoltato quello che sentivi profondamente dentro di te? Questa è la prima cosa che è importante che tu ti chieda, perché nel momento in cui hai ascoltato i consigli di altre persone, hai seguito quelli che erano i dettami della società, beh, innanzitutto la prima cosa da fare è smontare tutto quello che tu hai fatto e cominciare a sentire dentro di te che cosa ti risuona della tua vita e che cosa non ti risuona. Intanto, se ci sono delle situazioni che non ti fanno star bene o vanno trasformate, per cui se ci sono delle situazioni in cui non ti senti a tuo agio, magari nel tuo lavoro, magari il tuo lavoro ti piace moltissimo, ma ci sono delle modalità che non ti risuonano. Oppure senti di non fare il meglio che tu puoi fare in quella situazione. Allora si tratta in questo caso solo di cambiare alcune parti. Ma se tu senti che la tua vita così come la stai vivendo non ha un senso, va rimessa in discussione. Anche perché comunque se parliamo di direzione e di missione di vita, non è detto che noi stiamo parlando per forza di un lavoro. Per quanto mi riguarda, ad esempio, la mia missione di vita corrisponde con quello che io faccio abitudinariamente tutti i giorni, che può essere assemblato ad un lavoro. Nel mio caso, anche se mi porta tanto lavoro, per me è una cosa totalmente naturale, perché comunque io sono qui per fare questo. Ah, detto questa cosa, quello che è importante che tu comprenda è che a volte la vita va messa in discussione, a volte anche completamente. E ci sono sicuramente dei contrasti nella tua vita tra ciò che tu stai facendo e ciò che è bene che tu faccia, perché altrimenti non ti porresti questa domanda. A me, ad esempio, quando mi alzo la mattina so bene che cosa fare. A volte non so bene da cosa iniziare, perché ci sono talmente tante cose che voglio fare che ho piacere di portare avanti, che non so bene da quale attività iniziare. Ma la cosa che mi porta a fare tutto quello che faccio è sicuramente la chiarezza del mio cammino, la chiarezza del mio percorso, per quanto poi ovviamente la vita, man mano che si svolge, diventa sempre più chiara, diventa anche il cammino molto più chiaro, perché ogni passo che noi facciamo ci muoviamo in una certa direzione e vediamo molto più chiaramente quello che è il prossimo passo che ci si prospetta, ok? Quindi, nel momento in cui tu hai fatto tutta una serie di scelte che non ti risuonano dentro, comincia a cambiare il tuo modo proprio di fare le scelte e rimetti in discussione tutti quelli che sono stati i passaggi che hai fatto, le scelte che hai fatto. Magari tu stai facendo una vita sedentaria mentre dentro di te vorresti viaggiare. Anche perché quelle che sono le tue passioni, i tuoi talenti, tutte quelle cose che ti muovono eccitazione, molto facilmente sono connessi al tuo cammino, al tuo scopo o alla tua missione. Quindi ascolta quello che ti fa gioire, quello che ti fa sentire passione dentro di te, perché ti può dare degli indizi molto interessanti e molto importanti per andare ad individuare quelle che sono le tue aree di interesse e avvicinarti anche solo di un po'
anche quelle che sono le situazioni che proprio non risuonano con te, perché se tu senti gioia nello stare all'aria aperta, nel viaggiare, nel muoverti, stai facendo un lavoro che ti porta tutto l'anno a stare fermo ad una scrivania, sicuramente sei lontano da ciò che ti fa sentire felice, che è la prima cosa, è il primo passaggio importante proprio per individuare qual è il tuo cammino, a prescindere dal fatto che tu abbia proprio una vera missione di vita oppure no. Ti spiego intanto che io faccio una distinzione tra lo scopo di vita e la missione di vita. Per me la missione di vita è qualcosa che non hanno tutti. Noi tutti abbiamo uno scopo, la nostra presenza qui sulla Terra ha un senso, sempre, e anche più di uno. Siamo qui per evolvere, per fare tutta una serie di passaggi importanti per la nostra esperienza spirituale, che è la vita, per il nostro spirito e per lo spirito universale di cui siamo parte. E per ciascuno possono essere diversi. Poi ci sono delle persone, delle anime, che hanno fatto un cammino di evoluzione molto più profondo e che hanno una presenza sulla Terra proprio per servire l'umanità, per portare un aiuto all'umanità perché possa risvegliarsi, progredire, evolversi, eccetera, eccetera. Questa per me è la missione di vita, ok? Quindi non è importante, non c'è un meglio o un peggio. Il meglio è quello che tu sei venuto a fare qui e il peggio è quello che non c'entra niente con te. Per cui non c'è niente da invidiare nella missione o nello scopo di qualcun altro, perché no, compiere quella missione o quello scopo, anche se possono sembrare fighi e belli, non ti porterà a sentirti bene, a sentirti felice. Quindi la cosa importante è sentire che cosa ti risuona, che cosa ti fa sentire che la vita è magica, che cosa ti fa svegliare con il sorriso sul viso. Questi sono i primi passaggi importantissimi di cui ti devi occupare proprio per poterti avvicinare a quella che è la tua missione, il tuo scopo e il tuo cammino, ok? Quindi intanto valuta tutte queste cose, valuta la tua vita, quali sono state le cose che hai messo in campo nel momento in cui hai scelto, hai fatto delle scelte importanti, e magari ti toccherà cambiare tutta una serie di cose, ok? Quindi le prime cose che ti suggerisco proprio di fare sono queste: di rimettere in discussione tutte le scelte che hai fatto, di ascoltare il tuo cuore, di sentire che cosa ti rende felice, di guardare quelli che sono i tuoi talenti, le tue aree di gioia, ok? Come abbiamo fatto prima l'esempio, a me piace viaggiare, non mi posso chiudere tutto il giorno in un ufficio ad una scrivania, ok? Quindi valuta tutte queste cose. Poi nel caso dovessi essere una persona che ha sempre sentito che era qui per uno scopo più grande, uno scopo di aiuto nei confronti dell'umanità, allora forse ne possiamo parlare, perché è possibile che tu possa essere un'anima diamante, e sono le anime che io sto aiutando individualmente a trovare proprio la missione di vita, ok? Se così dovesse essere, scrivi a info@divineconnection.one. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio. Ciao da Patrizia. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like e lasciami un bel commento proprio qui sotto.